Buonasera a tutti. Oggi in questo post voglio parlare e fare un escurso della breve storia, delle grandi truffe nel mondo del Bitcoin. Perché i modi di tutela, sia giuridica che pratica, nel mondo delle criptovalute è il primo concetto che bisogna tenere presente operando in questo mondo. La banca siamo noi stessi. E quindi, oltre a incappare in ipotesi di inadempimento contrattuale o broker truffaldini, anche il nostro computer può essere oggetto di attacco. E quindi bisogna operare sempre con assoluta sicurezza. I malware sono il modo in cui gli hacker e i criminali informatici riescono a impossessarsi della tua criptovaluta, della nostra criptovaluta. Sin dalla creazione dei primi bitcoin, questi sono stati oggetto delle attenzioni dei cibercriminali. E può capitare anche che dietro a un hacker vi sia una vera e propria organizzazione criminale, che sfruttando la social engineering sia in grado di cercare una trappola e di creare una trappola perfetta per gli investitori della criptovaluta. Sembra che questi fatti accadano sempre agli altri, non a noi, ma un rapido escurso storico sulle peggiori truffe Bitcoin di tutti i tempi ci potrebbe tornare molto utile per prendere consapevolezza, anche per riconoscere eventuali truffe a nostro danno, quando si verificheranno e se si verificheranno. Nel giugno 2011, siamo agli inizi della nascita di Bitcoin, degli hacker rubano ben $500.000 da un ignaro utente. È l'anno in cui la criptovaluta inizia a crescere, a essere diffusa, si parla di Bitcoin soprattutto. E si inizia a parlare nelle conversazioni e post online di fori specialisti di questa criptomoneta. In quegli anni minare Bitcoin, a differenza di oggi, era molto semplice e redditizio e anche veloce, e lo si poteva fare con un semplice computer di casa, non con dei computer diciamo molto potenti e evoluti come è necessario attualmente. Così accade che un tale con un pseudonimo di nome Allivine, utente statunitense del forum Bitcoin Talk, riuscì a creare in poco tempo, pensate, 25.000 Bitcoin, divenendo milionario. Allivine però rende partecipi gli utenti del forum del proprio successo economico, e il suo wallet viene svuotato completamente da un hacker che entra nel suo computer. Nell'agosto 2011, altro attacco, il servizio di wallet online MyBitcoin sparisce dal web. Sappiamo, perché lo abbiamo detto anche negli altri post, che per conservare Bitcoin dopo averli creati o acquistati è necessario avere un wallet. Nella gran parte dei casi, wallet online, tipo per esempio Coinbase, sono sicuramente affidabili, ma può avvenire l'incontrario, quindi bisogna sempre constatare dove mettiamo i nostri soldi, perché in quel caso è avvenuto che coloro che avevano messo i risparmi nel wallet online MyBitcoins hanno visto chiudere il portale e sparire completamente tutte le loro criptomonete. Nel marzo 2012 è capitato che i wallet online sono stati vittime di attacco hacker facilitato da un'infrastruttura hardware e web scarsamente protetta, come è avvenuto appunto per i possessori di questi wallet nell'exchange Bitconica, vittime di un furto di 50.000 bitcoin. In questo caso gli hacker hanno preso di mira e d'assalto i server dell'hosting sui quali era ospitato e si sono impossessati di tutto il capitale digitale conservato all'interno di questi wallet, portando a casa svariate centinaia di migliaia di dollari. E un caso analogo ha riguardato, anche qualche mese dopo, l'exchange Bitfloor, costretto a chiudere i battenti dopo l'attacco dell'hacker. Quindi anche nella scelta dell'exchange bisogna stare molto attenti. Come bisogna stare molto attenti da delle proposte che ci vengono fatte, perché possono celare il cosiddetto schema Ponzi. Nell'estate del 2012 l'FBI inizia a investigare sull'attività di Bitcoin Saving and Trust e del suo creatore Tendo Schaefer. La società chiedeva ingenti investimenti in Bitcoin, promettendo un guadagno settimanale del 7%. Si trattava dello schema Ponzi. Infatti i depositi dei nuovi utenti erano utilizzati per ripagare gli interessi dei vecchi, e nel frattempo Schaefer continuava a accumulare criptovaluta. La Bitcoin viene chiusa nell'agosto 2012, quando questo tizio era stato in grado di accumulare ben 700.000 Bitcoin. Nel febbraio 2014 poi abbiamo l'attacco a Gox, che è stato il maggior exchange Bitcoin in quell'anno.
in cui giornalmente si registravano transazioni per centinaia di migliaia di dollari. Al momento dell'attacco hacker, nei wallet gestiti dall'exchange franco-giapponese, erano presenti 700.000 bitcoin per un controvalore di 450 milioni di dollari. E poi l'exchange Bitfinex, che è ad oggi uno dei maggiori exchange, nell'agosto 2016 viene anch'esso attaccato. E in questo caso gli hacker mi portano a casa 77 milioni di dollari, mentre gli utenti, già fortunati in questo caso, si sono dovuti accontentare di un risarcimento decurtato del 36%. E allora la domanda che ci viene spontanea, perché vediamo che non siamo immuni da questi attacchi, è: ma come ci tuteliamo? Perché la tutela, e non finirò mai di dirlo, in questo campo è principalmente preventiva, in quanto una volta che le criptomonete sono state rubate, la strada è molto, ma molto in salita. Infatti giuridicamente mezzi per agire ve ne sono, quali per esempio è consigliabile una denuncia alla polizia postale, cercando di allegare tra l'altro tutta la documentazione più possibile inerente ai fatti subiti. Ma la difficoltà di recupero delle somme è tangibile, è effettiva, perché si incentra principalmente su tre problemi. Il primo problema è quello di riuscire da parte della polizia postale di individuare l'hacker, l'autore del reato. Spesso individuare l'hacker, e non è cosa da poco, e il compito potrebbe essere a dir poco arduo, e non riuscire, perché il procedimento penale che viene iscritto a carico di ignoti nel registro degli indagati al momento della presentazione della querela non è detto che si tramuti nella individuazione di un soggetto ben individuato, cosa che se non accade porterà all'archiviazione del procedimento appunto contro ignoti. Il secondo problema è quello di sperare che il soggetto, una volta individuato, risieda nel territorio italiano o quantomeno europeo, perché se fosse praticamente extra Europa la possibilità concreta di perseguirlo sarebbero effettivamente bassissime. E il terzo è poi che il soggetto sia anche solvibile, che abbia dei beni da aggredire. Ci sono degli strumenti, in questo caso anche diciamo investigativi, per accertarsi se un soggetto può avere meno dei beni aggredibili, e che è sicuramente una cosa da fare preventivamente. Ma di fatto ci abbiamo anche questo problema da affrontare. Quindi vi sono dei modi di tutela, sicuramente anche una volta che abbiamo subito il furto, vi è la possibilità di agire anche giudizialmente, ma con dei grossi, veramente grossi limiti tutt'oggi. Quindi la prima tutela è quella di operare in totale sicurezza.